Nel pieno centro di Taranto, in via Berardi 15, ecco il Mediterraneo Medical Center. Un'equipe dotata di elevata professionalità e con grande esperienza. Dottor Giuseppe Scarlino, direttore sanitario, odontoiatria, ortodonzia e protesi, chirurgia orale, implantologia, medicina estetica. Dottor professor Alfredo Procaccini, otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale. Dottor Francesco Ciliberto, dottor Mario Ciliberto, ecografia specialistica. Professor Floriano Beleggia, consulenze mediche, polispecialistiche, urologia. Con Mediterraneo Medical Center metti la tua salute in mani sicure. Dunque abbiamo assistito a una lunga sfilata delle maschere per le vie di Leporano. Ora siamo rientrati nel castello, anzi siamo arrivati al castello Muscettola e altra animazione, altri balli all'interno del castello. Ovviamente fuori fa freddo, ma qui si è tanti, il calore umano davvero esalta gli animi. Siamo con Gianmarco Fanelli, consigliere comunale di Leporano, delegato allo sport. Fanelli, un momento bello vedere la città che per un momento così abbandona i tanti problemi del viver quotidiano e attraverso l'entusiasmo e la gioia dei bambini scopre e vive il carnevale. È sempre un momento bello, loro sono la nostra forza, sono il nostro futuro, quindi vederli sorridere, vederli felici in un momento così, forse in un momento di crisi del nostro paese, però loro danno sempre il massimo, noi siamo contenti, abbiamo dato il meglio, quello che possiamo fare per loro noi sempre e per sempre cercheremo di farlo. È un momento di felicità, dentro c'è festa, all'esterno c'è stata la festa. E noi, anche all'interno. Soprattutto all'interno, in questo momento c'è festa e questo è il bello, questo è Leporano, questa è la nostra Leporano, quella che noi abbiamo sempre desiderato. L'ho detto prima al sindaco e all'assessore agli spettacoli Yolanda Lotta, eventi per tutte e quattro le stagioni, ogni momento dell'anno. Ogni momento vede Leporano protagonista, l'amministrazione comunale al fianco delle associazioni e dei cittadini. Sempre, Leporano, il comune di Leporano, associazioni, ma soprattutto i bambini. La nostra forza sono i bambini. Noi andremo avanti, il nostro comune andrà avanti per i bambini. Loro sono la nostra forza, sono il nostro futuro. Se si divertono loro, noi stiamo tutti bene. Questa è la cosa fondamentale.